È stato fatto un grande lavoro per la salute di tutti. Questo è il commento soddisfatto dei sindacati dopo l'intesa raggiunta con il governo sulle attività produttive non essenziali che dovranno restare chiuse per tutto il periodo legato all'emergenza coronavirus. Dopo l'incontro in videoconferenza con i ministri dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell'economia Roberto Gualtieri, il leader della CGIL Maurizio Landini ha dichiarato: abbiamo ridotto il numero delle attività essenziali, abbiamo cambiato l'elenco che è uscito domenica sera. È un risultato importante perché abbiamo ridotto il numero di persone che devono andare a lavorare e abbiamo chiarito quelli che sono i settori essenziali e non le produzioni che invece in questo momento è utile sospendere per la salute e la sicurezza di tutti. È un risultato importante. Ora tutti quelli che dovranno andare a lavorare nella sanità, nell'agroalimentare, nel commercio, nei trasporti e anche in alcune attività industriali essenziali debbono poter lavorare in sicurezza, per cui il protocollo sulla sicurezza va applicato. Sarà nostro impegno non lasciare solo nessun lavoratore e farlo applicare in tutti i posti di lavoro. Landini ha poi sottolineato: credo che sia molto importante per sconfiggere il virus unire questo paese. Noi abbiamo bisogno che la paura legittima che oggi c'è non si trasformi in rabbia e perché questo avvenga abbiamo bisogno che nessuno si senta da solo. E il nostro ruolo sindacale è far applicare il protocollo sulla sicurezza, ma essere anche in grado di dire che il paese uscirà da questa crisi se rimette al centro il lavoro, se rimette al centro la sicurezza. E la leader della CISL, Anna Maria Furlan, ha aggiunto: i prefetti dovranno incontrare e verificare insieme alle organizzazioni sindacali dei territori le autocertificazioni delle imprese e anche nel settore della difesa le produzioni saranno di molto ridotte. Tutto questo per riuscire a salvaguardare i lavoratori, le lavoratrici e davvero a combattere anche in questo modo il diffondersi del virus.